fare le scelte è un lavoro, è un lavoro quotidiano, quindi mi piace anche farlo. Poi è normale che quando le azzecchi, come sempre, sei bravo. Quando le cose non vanno bene non capisci niente, quindi fondamentalmente sempre detto a posteriori, perché dopo, prima siamo tutti bravi. Detto questo, il Capelloni c'è grande fiducia, assolutamente, ma perché ce lo dimostra quotidianamente, lo dimostra durante le partite. Penso che qui a Como ve l'abbia dimostrato in ogni anno, quindi potenzialmente Capelloni ha la fiducia da parte di tutti, e quindi, come ho detto prima, Capelloni va in scelta settimanalmente come ci vanno gli altri. Quindi se facciamo delle scelte le facciamo sempre a fin di bene, sapendo che lui per alcune partite è sicuramente più adatto, perché comunque sappiamo che è un giocatore che dentro l'area di rigore, o quando tu lo avvicini nella zona dove si può essere pericolosi, è un giocatore bravo, un giocatore che ha corpo, un giocatore che ha una capacità di anticipazione secondo me di alto livello, quindi un giocatore che può essere determinante anche a partita in corso, perché se non sbaglio l'ultima partita in casa anche col Frosinone, quando lui è entrato penso che abbia avuto tre situazioni nel giro di 7-8 minuti tutte lui, cioè, quindi anche in una partita dove la squadra stava cercando di produrre il gol per rientrare in partita e non riusciva comunque a essere pericolosa, dall'ingresso di Capelloni sono anche tre situazioni importanti, no? Quindi è un giocatore che il suo peso lo fa sentire, e soprattutto questo penso che è una cosa che dico in più, mi piace molto il suo atteggiamento, perché è un giocatore che riesce a stare con quella concentrazione pur non giocando tantissimo, che è una cosa secondo me difficilissima. Io a Capelloni non gli ho mai visto sbagliare un atteggiamento, non gli ho mai visto sbagliare un allenamento, pur sapendo a volte di non giocare, e secondo me questa è la sua grande forza. Io la mentalità di Capelloni la vorrei vedere nei miei 25-26 giocatori, sono sicuro che con quella mentalità lì, di ogni singolo allenamento da parte di tutti, avremo dei punti in più. Questo lo firmo e lo sottoscrivo.